Buonasera Presidente. Buonasera. Renews 24, che cosa gli hanno chiesto oggi i terremotati di Casamicciola e di Lacco-Ameno? Gli hanno chiesto quello che io sono venuto a fare, cioè l'assicurazione di sostegno e di un'attenzione costante dello Stato per la ricostruzione. Ma io sono venuto per questo, innanzitutto per ricordare le due vittime, e per esprimere solidarietà ai feriti e sostegno a chi ha perso la casa o ha dovuto lasciarla nella prospettiva di interventi il più possibile solleciti e organici per la ricostruzione. Sono venuto anche per ringraziare i soccorritori per l'opera preziosa che hanno assicurata tempestivamente con grande efficacia, e anche per sottolineare come l'isola mantenga la sua ordinata ed efficiente struttura e capacità di accoglienza turistica. Ho promesso che le istituzioni non abbandoneranno i terremotati. Naturalmente è una richiesta ripetuta con assicurazione ripetuta, su questo non vi è alcun dubbio, ma quel che volevo sottolineare è proprio anche questo aspetto. Il turismo che c'è in questo momento è la garanzia che la straordinaria bellezza di Ischia, la capacità di accoglienza turistica sta continuando nel tempo come è giusto, e bisogna che si faccia comprendere che il turismo qui ha grandi prospettive, come ha sempre avute, ma anche crescenti.